Grazie Presidente. Allora, siccome si stanno caricando di eccessivo significato, anche e soprattutto politico, le dichiarazioni in dissenso, voglio capire e voglio chiarire che la mia non è una dichiarazione in dissenso prodromica a cambio di gruppi. Lo voglio dire con grande chiarezza. Io voglio soltanto invitare il mio gruppo parlamentare e il governo a stare attenti ad una questione, perché l'invito della risoluzione è un invito a non pensare all'elefante. Però, Presidente Conte, l'elefante c'è e si chiama MES. E il MES sta dentro un'architettura neoliberista dell'Europa. Il Censis scatta una fotografia dell'Italia che è pericolosa, e lo dico a tutti noi, classe dirigente, perché sta scattando la fotografia di un paese in cui se cadi non hai la possibilità di rialzarti e che mai come in questa fase c'è bisogno di una seria, incisiva politica espansiva che l'Europa ci nega. Quindi il MES rischia di essere un altro pezzo malefico di un'architettura che è folle, che è sbagliata, ma è l'unica architettura possibile perché è cara al neoliberismo. A me questo non va. Io ho fatto una campagna elettorale su un programma che era chiarissimo. Io non voglio ripetere quello che già altri, ovviamente perché la palla si gioca quando gli serve, che già altri hanno citato in aula, però è vero. Noi nel programma elettorale avevamo scritto determinate cose di severa critica verso l'Europa e non possiamo fare finta di niente perché adesso abbiamo un'alleanza con il Partito Democratico. Allora io invito, al netto di qualsiasi posizionamento, a fare una grande riflessione su quale Europa. Io sono fortemente eurocritico, è noto, altrimenti non mi avreste candidato. Era talmente noto che ci ho scritto dei libri, sono andato in televisione, quindi non è che uno può scoprire adesso, paragone è diventato euroscettico o eurocritico. Io penso che mai come in questa fase ci sia bisogno di una seria riflessione, mai come in questa fase in cui il Giappone sta mettendo sul piatto una fiche di 13.000 miliardi di yen, pari a 109 miliardi di euro da spendere nei prossimi mesi. Questo vuol dire stimolare la crescita, questo vuol dire dare un impulso ad un'economia che ha bisogno di crescita. L'Italia da sola non ce la può fare? Non lo so, ma di sicuro l'Europa con queste sue politiche di sicuro ci nega la possibilità di crescere. Quando noi siamo alla vigilia di una e chiudo, in cui i lavoratori rischiano di restare estromessi dai processi di robotizzazione. Come pensiamo di salvarli? Con pochi spiccioli? Con il resto di niente che ci lascia l'Europa? Ecco perché dico no a questa risoluzione. Grazie.